Arrivati alla 13ª puntata, abbiamo un super ospite. Stasera abbiamo conosciuto circa, siamo conosciuti circa un anno e mezzo fa, credo anche per Andre, sì. corso AIFA, e devo dire che la personalità di Ado, credo che una volta che la incontri non te la scordi, in primis per tutte le nozioni e in maniera fruibile riesce a lasciarti proprio appena inizia a parlare, e secondo anche per la passione che mette in ogni cosa che fa, quindi complimenti davvero, e sono contentissimo, credo anche Andre, di stasera portare l'esperienza di Ado. Quando non eravamo in live eravate meno entusiasti di me, eh? Adesso andiamo a fatto vedere. Comunque va bene, dai. Allora, io ciao a tutti, grazie dell'invito, anzi mi fa molto piacere. Quando c'è da parlare nel mondo del power building, natural bodybuilding, così, mi trovo sempre molto a mio agio, mi fa molto piacere, perché ultimamente è un argomento che mi interessa molto, mi intriga, perché è un po' una maniera per portare nell'atto pratico molte idee che ho, che secondo me, lo dico da sempre, vanno al di là del mondo del powerlifting in sé. Cioè non è questione di... Cioè andare il powerlifting è preparare una gara, andare in gara e fare 2,5 kg in più del tuo avversario. L'allenamento della forza, se mi permettete, va un po' oltre. Cioè è una questione anche di adattamento psico, fisico, filosofico, che ti permette di raggiungere degli obiettivi che sarebbe impossibile senza. E infatti, secondo me, tutta la partita che riguarda la programmazione dell'allenamento è tanto interessante quanto più noi vogliamo ottenere qualcos'altro della forza. Dico, paradossalmente in questi anni sto vedendo questo fatto. Potete beccare uno tipo Backlund, no? È un nano norvegese che ha il 48 di piede, ha la parte sopra di uno di un 85 e la parte sotto di uno di un 25. L'effetto è 1,47 m. Questo qua, cioè è chiaro che poi da un punto di vista powerlifting ha una risposta eccezionale, ma non credo che sia... quello, e magari risponde a effetti allenanti molto diversi da quelli che servono a voi due per mettere quel ciccinino di massa muscolare in più che vi fa fare la differenza sul palco. Ecco, a me ultimamente mi interessa più quella parte lì, o comunque mi appassiona molto quella parte. Quando mi avete contattato, mi avete accennato l'idea di parlare, e poi interrompetemi quando vi parlo. Mettere un po' di chiarezza un po' su quello che è questo approccio, come dicevamo un po' nel retroscena prima di iniziare, in tanti parlano di power building, in tanti parlano di alzate, però fondamentalmente magari qualche spunto pratico, e come ho introdotto Ado, qualche cosa di realmente fruibile, ok, da tutti. Molto spesso si utilizzano dei paroli, si utilizzano un po' di cose complicate, e fondamentalmente, come hai appena detto, a noi serve quel pochino di massa muscolare in più. Non ci interessa tanto questa perfezione del gesto tecnico che magari un powerlifter deve per forza saltare. Sai cos'è che non ti interessa a te? Più che la perfezione del gesto tecnico, non ti interessa la specializzazione. Esatto. Cioè, se tu devi fare una gara di squat, c'è un certo punto, dopo un certo carico, il peso ti schiaccia e devi imparare a rispondere a questo schiacciamento, che magari anche facendo una cosa teoricamente non corretta. Magari alcuni hanno la percezione di sentirsi scivolare dal tallone alla punta, e può funzionare. Ecco, a quello a te non interessa. Cioè quella dinamica che mi fa fare o 2,50 o 2,52 a te non interessa. Secondo me ti interessa molto invece la parte in cui tu hai il massimo controllo del tuo corpo quando i carichi sono alti. Quello ti interessa un casino. E sì, chiaramente anche di conseguenza avere carichi diversi da quelli che una volta erano i carichi ritenuti buoni. Cioè quando ho cominciato a vivere questo ambiente, c'era Olympia, voi non so se vi ricordate, sì. C'era il mondo del natural bodybuilding. E secondo me quei ragazzi lì, non dico tutti, non voglio parlare assolutamente male, perché, ma molti si allenavano poco. Cioè, proprio se andavano un po'. Il livello di fatica, di assorbimento di lavoro che ti dà fare tanti fondamentali, metterli in fila, non c'era. Quindi aumenti il lavoro, aumenti la capacità di gestire il tuo corpo sotto carico,
e aumenti la tua capacità di accendere il motore, perché alla fine è a questo che serve sta roba. Cioè, non è fare, lo dicevo forse prima della diretta, non è fare powerlifting in senso stretto, quello che interessa a un bodybuilder, un powerbuilder, è imparare a avere il controllo motorio sotto carico alto. Vi faccio un esempio banale. Coronavirus, io sto fermo 2 mesi, un po' come tutti, perché è così, no? Torno in palestra, io, contate che sono la persona che ha fatto più, secondo me, più seminari sulla programmazione dell'allenamento, ma quando mi alleno non programmo un cazzo, quando alleno io non programmo un cazzo, faccio tutte le robe a cani, no? E un tanto faccio esperimenti strani, tipo, ho tornato al corno e ho detto, prova a fare un 3RM o un 3MAV un po' spinto e vedere cosa succede. Terzo allenamento sono peggiorato, no? Quindi, cioè, faccio delle stupidate così, al che ho chiamato un ragazzo, uno dei docenti dell'accademia, un ragazzo giovane, e sono stato molto lontano da Gara Giulio per fare programmi tipo 20 serie da 5 che io non ho tempo di fare, non voglio di fare. Ho chiamato Alessio Erba, se l'avete presente probabilmente, chiamato Erba e ho detto, fammi un programma di partenza, no? E ovviamente nella sua testa mi ha fatto un'estensiva per me. La prima fase dell'allenamento è la fase estensiva, ok? Entriamo qua. Cos'è la fase estensiva? La fase estensiva è quella fase in cui io devo lavorare sul controllo motorio. Alla fase estensiva, se questa dura dalle 4 alle 8 settimane, questa fase segue la fase intensiva. La fase intensiva è quella in cui le persone che si allenano e che ci ascoltano sono tutto l'anno sbagliando. Cioè, se fai un 6x6 pesante, lo fai in fase intensiva. Se spingi le 6, il momento in cui hai il massimo carico relativo al massimo volume è la fase intensiva. Cioè, dove alzi il volume e spingi forte. Poi la terza fase è quella di taper. Anche questa, la fase intensiva dura dalle 4 alle 8. La fase di taper dura circa 3-4 settimane. La fase di taper abbasso drasticamente il volume e alzo la specializzazione. Cioè, faccio tante alzate singole, tengo altissimo il sistema nervoso centrale, ma pian piano droppo il volume finché non vado a fare un test, nella logica del powerlifting. Questa distinzione, e ci ho scritto un articolo l'estate scorsa su Hive, che c'è ancora, la programmazione nel natural bodybuilding, deve essere il titolo, qualcosa del genere. Questa distinzione, siccome è importantissima anche per voi, cioè dovete saperlo, cioè come funziona questa struttura, quali sono le ipotesi di programmazione. Cioè, posso fare all'interno delle varie fasi un ciclico di 4 e un ciclico di 4, posso fare un milestone. Ci sono tanti tipi di sviluppi che sono veramente interessanti e il bodybuilder deve conoscere, perché altrimenti il rischio di non programmare, di non pianificare mai l'allenamento è altissimo. Ce l'ho io, che so cosa dovrei fare, figuriamoci se le idee sono confuse. Quindi abbiamo queste tre fasi. Facciamo un passo indietro alla prima. La prima è importantissima, perché è quella che non si è mai fatta. Cioè, è la fase in cui io elaboro il movimento. Di solito, se andate in una palestra, vedete una persona che fa panca piana, vedete che ha controllo per un certo grado della discesa, metto il profilo, poi a un certo punto il peso molla, c'è un rimbalzino, c'è qualcosa. Ecco, questo momento qua è un momento in cui io scappo dall'attivazione muscolare piena. Mi fa fare più chili oggi, ma meno chili domani. E ecco, nella fase estensiva si cerca di andare a dilatare il tempo in quegli angoli in cui di solito si scappa, se vogliamo semplificarlo al massimo. Per cui questa fase ai corsi istruttore lo proponiamo protocolli molto semplici in cui uno puoi fare isocinetico, cioè lavoro lento, puoi fare isometrico, cioè fermo nei punti critici dell'alzata. Ma se vogliamo coniugarla, il 50% di scesa salita in 5 secondi è una roba ottima per i vostri clienti. Oppure per voi che avete appena fatto una gara in ipocalorica, siete drenati e ripartite facendo quel lavoro lì. Non è così ottima per voi durante un ciclo, cioè quando siete in forma e siete in normocalorica o addirittura ipercalorica, cioè state mangiando. Proviamo a leggere la fase estensiva in un'altra maniera. Pensiamo sempre a me, che mi fa un programma a Erba, e il primo giorno era panca piana, 75%, perché è una percentuale così alta? Perché sa che io controllo e di sotto quel carico non mi insegna più, non ho più bisogno di fare lo spazzaneve. 75%, 3 fermi in discesa, cioè io parto, faccio un fermo a 10 cm, un fermo a 10 cm al petto, un fermo al petto e poi spingo. E in ognuno di questi fermi l'indicazione era: senti il peso in mano
e infila sotto la scapola, cioè faccio il fermo, mi fermo, penso mentalmente di infilare sotto la scapola, altro fermo e la scapola si infila, altro fermo e la scapola si infila, e da lì spingo. Io vi garantisco che questo lavoro, le ultime, erano 7 serie da 3, le ultime 3 serie, la terza ripetizione, era un chioccio, come usano adesso dire gli americani, termine secondo me impreciso a dir poco, era un chioccio da 10, quindi non aveva una quarta. Però, se voi mi avesse visto, vi sarebbe sembrato molto diverso come sforzo limite o quasi limite rispetto che se avessi preso 105 kg in mano, deallenato e avessi pompato 9 ripetizioni. Cioè, il mio stimolo muscolare sarebbe stato estremamente diverso. E vi dico, nel caso del mettermi a fare 9 o 10 ripetizioni a 105 tirando all'osso, molto inferiore. Avrei avuto fastidi, beh, questo varia voi non lo sentite perché siete stronzamente giovani, ma fastidi articolari, poca connessione, molto probabilmente la seduta dopo, che ho fatto poi oggi, sarebbe andata una merda, invece oggi stavo da Dio. Cioè, praticamente questa roba qua è una maniera per fare pumping coi fondamentali in maniera intelligente. Punto. E acquisire, scusami se ti interrompo, un comportamento. Come dicevamo prima, il fare una panca in questo modo, prendo un esempio, magari dopo ci metto una chest press, se prima ho lavorato su quelle scapole in maniera così massiva, cioè ho pensato a una depressione scapolare con tutti questi fermi, quando sono in chest press le scapole ci stanno da sole depresse, cioè non c'è neanche bisogno che io ci penso, l'attivazione del pettorale è migliorata per forza. Certo, ma guarda, anche i muscoli più, anche a tricipite, per esempio, se dopo ti fai un pulley e in superset con un tricipite agli elastici, ti accorgi che il lavoro che fai dopo, tipicamente vostro, no? Bodybuilding, per cui noi questa roba qua le facciamo un sacco di complementari. Io ho confrontato la quantità di lavoro sul muscolo consigliata per esempio da Helms, ed è un po' meno di quella che facciamo noi, mediamente, o siamo lì, quindi parliamo la stessa lingua, poi magari la coniughiamo in altri esercizi, ma dopo che tu sei in grado di fare sta roba, anche quando ti metti lì a fare 2 tricipiti con gli elastici, che è l'esercizio più facile del mondo, sei diverso. Cioè, c'è qualcosa di diverso in te. C'è qualcosa di diverso. Io, il limite che aveva la vecchia palestra è quella che mi dicono, io scusate, cito sempre questi esempi, ma mi calzano troppo e fanno parte di me, che mi dicono i miei colleghi nel mondo del parmigiano, ma sai che, lo dico in dialetto, ma sai che quello là che fa palestra le debole? Cioè, sai che quello che fa tanta palestra ma è debole lo stesso? Sì che è debole, me l'hanno detto l'altro giorno. Certo che è debole, ma non è che è debole, è che è abituato a svincolare, a suddividere il corpo in maniera, a lavorare il corpo in maniera non sinergica, per cui dopo non riesce, ecco questo qua è il punto. E siccome poi quando vai a rimettere insieme i pezzi, cioè fai i tricipiti agli elastici, hai qualcosa in più. E hai qualcosa in più. Io questa è, e se posso dare vai. Prego, scusami. Scusami Andrea, vai. No, volevo dire, perché proprio si collega benissimo al discorso, adesso hai fatto l'esempio, dopo aver fatto un complementare, comunque sia, che ti accende, fare anche un semplice push down ha un'altra faccia. Io proprio porto l'esperienza mia che ho fatto praticamente tutta l'off season l'anno scorso, in cui primo esercizio squat, quindi variando poi gli stimoli, e nel tempo di recupero, che poteva essere medio-lungo, ci mettevo una serie di bicipiti e l'ho messo apposta perché ho detto, proprio con questa finalità qui, mi sono accorto che associare un esercizio così adrenalinico, così sinergico, così no, di collaborazione tra vari distretti, quando andavo a fare un curl con bicipiti, che lo facevo non alternato, ma lo facevo simultaneo, non col bilanciere perché è un discorso di gomiti. Bravo. Ho riapplicato molto quell'aspetto che tu hai fatto, che è l'esempio, quando c'è stato il corso con Natural Picking d'estate, il seminario in cui eri ospite. È vero, è piaciuto un casino la storia dei bicipiti. Esatto, sì. Mi sono rivissuto così. È piaciuto un casino quella cosa. Per immaginare che attaccato quel bilanciere c'è tuo figlio o tua madre che stanno cascando da una rupe e tu li devi tirare su. Come ci mettevo impegno e concentrazione nello spingere contro il bilanciere nello squat, a essere lì, impostato, duro,
e andavo di bicipiti, ho avuto, io per anni, per tutta la vita ho avuto carenza di bicipite perché non lo sentivo lavorare, alte rep, medie rep, cedimento, angolo, avevo giusto qualche piccolo esercizio, pochi, un ventaglio di esercizi che sentivo molto piccoli. Ho ripreso il carico al manubri simultaneo, abbinato allo squat, andavo lì con una concentrazione diversa, mi sentivo dentro percettivamente diverso e ho creato una progressione di carico con i bicipiti, una classica ondulare, facevo un 3x15 la settimana 1, un 3x12 la settimana 2, un 3x9 settimana 3, poi andavo un 3x15 di nuovo con un carico superiore a quello di settimana 1, e sono andato avanti così, andavo 15-12-9, 15-12-9, insomma giù di lì, mi ha portato su con i carichi, ma allo stesso tempo quella sinergia, quindi tiravo su di mano, la spalla sentivo che scendeva, non andavo a irrigidirmi, mi ha creato una connessione col bicipite davvero devastante. E adesso c'ho un parco esercizi molto più ampio e un feeling decisamente migliore dato da quella mentalità lì, cioè li ho allenati non a fine allenamento, pump, stile bodybuilding puro, ma impostato, dandogli importanza. Abbinato al discorso squat, sentivo che se facevo lo stesso modo i bicipiti a fine allenamento, lo sentivo diverso. Mi quadra tantissimo, così come mi quadra il fatto che ci siano persone, cioè tutti hanno un amico che non fa un cazzo, beve, tira di coca o peggio, che però ha un fisico della Madonna, no? Io ce n'ho proprio uno che ho in mente, che era una forza natura, avrebbe vinto le Olimpiadi se fosse qualunque sport avesse fatto. Questa persona qua, quando c'è da prendere una vita e staccarla, ha quell'attivazione che io e te dobbiamo sudarci in anni di scuola. Gli viene naturale. Questo è il punto. Cioè, se Simone è più dotato di me e te, faccio per dire, non, se si, lui un pochino di più questa capacità di imprimere energia all'oggetto ce l'ha. Ok? Questo lo vedo tantissimo. Allora, guarda, faccio un passo indietro. Avevo fatto l'esempio mio dei tre fermi in discesa, cioè un'isometrica complessa. Questo è una cosa che potete fare. Potete fare un'isometrica dai 2 ai 5-6 secondi in un angolo, cioè banalmente solo fermo al petto, in squat fermo in buca. Ma un'altra cosa che potete fare sono le isocinetiche, cioè suddividere il tempo dell'alzata, lo spazio dell'alzata in un tot di secondi. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eccetera. Tutta sta roba qua è manna dal cielo, proprio è manna dal cielo. Se non l'avete mai fatta in una fase di 4-8 settimane, dopo chiaro qua non riesco a farvi una programmazione spiegata nel dettaglio, il corso istruttore sono 4 giornate e un esame, però la 5 giornate, però in quest'ottica fare lavoro esocinetico con l'obiettivo non di venire su, ma con l'obiettivo di suddividere esattamente nel tempo. Infatti noi chiamiamo MAV anche l'isocinetico, fai in 3 MAV isocinetico, vuol dire che per il massimo peso con cui riesci a tenere quel tempo, anche quello è un lavoro della Madonna. E infatti nel programma che ho a fine settimana probabilmente, ma sicuramente un po' di isocinetico me l'ha messo. E il problema è che sta roba qua funziona da Dio per un tot di settimane, dopo il corpo si adatta. Ma non si adatta per sempre, però si adatta. Cioè, in quel momento lì tu fai sta roba qua. Io ho avuto la solita sensazione del cazzo che hanno i principianti. Quando ho fatto la panca con i tre fermi, mi veniva da dire, volevo scrivere adesso e dire fammela fare per 6 mesi perché io mi sono trovato da Dio. Ma è una stronzata. È quel classico effetto di dire, cavolo, quanto mi ha dato. Garantisco, grazie, avevo un pump della Madonna ed erano triple. Il problema è che il corpo si adatta. Io lunedì, se mi farà rifare la stessa roba, la farò un po' più facile, un po' meno complicata, un po' meglio, bene. La volta dopo non solo la farò un po' meglio, sarà proprio il mio corpo che gli viene naturale fermarsi. E quando succede quello, la partita è finita. Infatti, se vi ricordate, il corso dividiamo 3 settimane di isometrica e 3 settimane di isocinetica e una di scarico. Però al di là di quello, questo lavoro qua, cioè improntato sui tempi, è fighissimo per il power builder, secondo me. È fondamentale. Non farlo è stupido. So che ci sono delle ricerche che dicono che rallentando i tempi non si mette tanta ipertrofia o la stessa ipertrofia che andare a tempo normale. Ma è una cattiva lettura.
Esatto. Cioè, se io faccio a una macchina un'isocinetica oppure faccio a una macchina il tempo normale, probabilmente il tempo normale sono più libero di attivarmi. Non l'hanno fatto su persone che devono imparare. E il problema è che tutti noi dobbiamo imparare. Io dopo due mesi devo imparare. A rimparare a fare la panca la faccio da 20 anni. Quindi il problema è questo, è, come dice Angelo D'Alessandro, mio amico, è lo spazio di verità che, come non so se è un termine che mi scordo sempre, ma è il campo di realtà che cambia. Sì, e sì. In questo contesto questa roba qua è una figata della Madonna. Tempo, 3, 4, 5, 6, 7, 8 settimane, switcho. E cosa switcho? Faccio la cosa più naturale del mondo. Se ho segmentato l'alzata, l'ho spezzettata, ho analizzato, ho fatto in modo di sentirmi in comfort in ogni angolo di questa, cosa faccio? La rimetto insieme. E cosa faccio quando la rimetto insieme? La stiro, la forzo, cioè metto l'alzata sotto stress. Quindi, quello è il momento di spingi. Cioè, dai, spingi. Cioè, arrivare anche vicino al limite. Io la storia del chiocciolotto non mi piace perché secondo me andare a cedimento ci sta, è il contesto che va visto, è come arrivi a cedimento. Cioè tu vai solo a cedimento o tu costruisci un lavoro in cui fai 100 serie di queste 100, in una settimana di queste 100 serie, una, due le porti a cedimento. Infatti a me nella fase intensiva, piuttosto che fare un 6x6, piuttosto che fare un 5x5, piuttosto che fare un piramidale, che è interessante peraltro, magari ne parliamo, certi piramidali sono molto interessanti, secondo me per i powerlifter li bruciano un po', ma su di voi funzionano. È per me più interessante fare una roba tipo stile bigorna ad alta ripetizione. L'ha fatto l'Elisa per preparare gli europei che poi sono bloccati per il coronavirus. E ha avuto un incremento di massa muscolare. Provata, come si chiama la macchina in cui vai su e ti dice quanta massa muscolare hai? Scusate. La via. Ammesso che sia giusta, però, ma si vedeva visivamente. Cosa faceva? Gli mettevo un carico, facciamo conto dell'80%, no? Fare. Prima serie gli scrivo, fanne da 4 a 8, ovviamente il 4 è specchietto per gli allodole, tanto tutti ne vogliono fare 8 se gli scrivo da 4 a 8, quindi lei prova a farne 8, ma se ne fa di meno non va in depressione, quindi da 4 a 8 e ne fa 8, poi 3, oppure 2, o 4, e l'ultima serie da 3 a 7. Quindi io la porto due volte molto vicino al limite e nelle altre serie... Quindi, ma molto vicino al limite, veramente arrivato, non so se so, al 90%, 94-5, c'è roba del genere. Le altre serie vado a fare comunque lavoro, tengo recuperi anche veloci, perché comunque vado sul muscolare, però limito le ripetizioni a un numero tale che mi permette di accelerarci contro. Perché a mio parere la questione dello stress e del danno meccanico, non mi viene la parola giusta, non è solo legato al carico, ma è legato anche all'accelerazione di carichi sopra una certa soglia. Mm-hmm. Controllo l'accelerazione. Parli un po' del concetto di potenza, nel senso, ok, la forza, però per generare potenza ho bisogno anche di velocità. Sì, quindi però guarda, io non la coniugo proprio in quella maniera, cioè non è tanto una questione di potenza di cui è un po' difficile andare a argomentare, cioè più che altro io voglio, cioè, se io prendo Elisa per dire una persona, e le faccio fare 6 serie a cedimento, io so che avrò un effetto detrimentale nel tempo, negativo. Se le faccio fare una all'inizio e una alla fine, e in mezzo faccio qualità, accumulo comunque quelle 25 ripetizioni che ritengo siano sufficienti o buone per lei per strutturare il volume muscolare. Ma solo 2 serie le porto veramente al limite, le altre vado a fare qualità. Quindi non faccio solo come si fa in scuola sovietica, cioè tutto molto a buffer, ma faccio tanta roba a buffer e poca roba non a buffer. E questa robina qua, se la butti dentro, funziona, te lo garantisco. Dal punto di vista neuromuscolare, nella fase intensiva, quando ora di spingere, ti permette di spingere per un po' più di tempo senza cuocerti. Questo non so se... Due variabili alte entrambe. Cioè, tieni sia la variabile intensità sia la variabile volume, non ti sbilanci né su una o sull'altra, però tutte e due sono molto accettabili, perché comunque il volume rimane buono, perché hai un lato che ti puoi gestire. Hai due pilastri, all'inizio e alla fine, in cui comunque un bel danno ce l'hai, e comunque sono 2 serie. Se che... mettiamo su 6, sono comunque un terzo l'hai fatto menandoci, e non è poco.
Cioè, guarda, il parametro è quello che dovreste, voi, dico voi, non voi due, il mondo del bodybuilding, conoscere l'intensità relativa. Cioè, se io faccio 5 colpi all'80%, l'intensità è l'80%, ma l'intensità relativa è 87,5, cioè è 87,5 fratto 80 o viceversa. Comunque è il mio carico apportato sul massimo carico in cui potrei farne 5. Sì. Quella si alza. Cioè, nella prima serie l'intensità è la stessa, perché è sempre 80, 80, 80, ma alzo l'intensità relativa, cioè quanto vado vicino al limite. Nelle serie centrali vado a lavorare circa la metà delle ripetizioni possibili, come dice Rodiono, che è quell'ottimo che ti permette di stare bene, di sviluppare volume nei fondamentali, no? Di scuola sovietica, che è una legge interessante. Riesci a mettere insieme tutte e due le cose, secondo me, e poi ottieni anche un altro effetto molto importante. Adesso, quando ho cominciato io a parlare di allenamento, dicevo, mi ricordo c'è un programma mio che gira da secoli che si chiama Troppo molto volume di Ado Gruzzo, un nome del genere. Perché all'epoca la gente, come vi dicevo prima, non si allenava un cazzo. Adesso c'è un po' l'effetto opposto. Leggono i powerlifter che fanno volume, anche leggono cose mie. Per cui vedo alcuni vostri colleghi che fanno un casino di volume con i fondamentali. Secondo me è un errore. È un errore. Cioè, il fondamentale ti drena anche. Troppa intensità e troppo volume, magari noi powerlifter a volte siamo costretti perché dobbiamo fare la gara, ma a voi non conviene. Andate a coniugare il volume con altra roba. Esatto, cioè, io quello che dico io. I fondamentali sono un allenamento del sistema nervoso e un allenamento della capacità di imprimere forze. Quindi questi giochini qua, oppure anche i ladder, banalmente i ladder, servono proprio per accumulare volume senza andare a cucinare l'atleta. Perché io vi garantisco che vedo atleti che fanno moltissimo volume, che non hanno espresso la loro, anche se magari sono dei talenti, anche se magari sono in chimica, non hanno espresso la loro, il loro vero potenziale muscolare. Cosa che gente che riesce a inserire sedute rigeneranti, fare sedute stimolanti dove vari gli stimoli, per cui oggi mi ha chiamato Turnone, che peraltro è un ragazzo che ha una muscolarità pazzesca, ex lottatore greco-romano, ha una muscolarità pazzesca, che diceva, si è messo a fare, io gli ho messo lo squat bulgaro, lui ha fatto squat frontale bulgaro appoggiato sui pini, cioè che aveva una sensazione sulla gamba, ecco questa roba qua a voi serve tanto. Esercizi anche un po' complessi che ti vadano a pompare perché sono anche complicatini da fare. Mettere insieme tutto questo e avere una buona programmazione, cioè pensare sempre che nella settimana c'è una seduta stressante, che è quella che dà la progressione, no? Io parto, voglio fare 75, 80, 85, 90, 95%, bene, quella è la progressione. Prendete un barbell squat routine, se non conoscete cos'è, andatelo a vedere. Certo. Bisogna sapere cos'è un barbell. Il barbell è un programma coniugato nell'ambito ciclico 4 settimane che va conosciuto. All'ultima, a una delle prime live che abbiamo fatto con Accademia, che tra l'altro è andato benissimo. Esatto, stavo per dirlo io. Lo dicevi, ci sono delle cose, scusami se ti ho interrotto, ci sono delle cose che il bodybuilder deve conoscere, come conosce le pose e quant'altro. Come io dovrei conoscere i macro e queste robe qua, e se non lo conosco da powerlifter nel 2020 sono un catino. Come devo conoscere certe robe di mobilità, che peraltro io ammetto di essere abbastanza ignorante, per fortuna i miei atleti ne sanno più di me. Quindi abbiamo una seduta che dà la progressione, barbell, qualunque cosa potete fare, qualunque roba, anche mettere 5 kg a settimana. Un ragazzo adesso che mette 10 kg a settimana, detto quando ti stanchi cala il 10% e vai. E poi ci sono una seduta stimolante che deve darvi quell'input in più. Panca a terra, presa stretta, panca stretta con gli elastici, peso traballante. Sanasi fa un sacco di bilanciere col peso instabile. Sta roba qua per voi è fighissima, vi dà degli stimoli della Madonna. E poi una seduta rigenerante. La seduta rigenerante voi potete farla magari con i manubri, oppure fare un peso molto leggero. Cioè, quella che vi dà magari il ritmo dell'alzata, il tempo, la sensazione, vi mette in bolla il bacino. Tutta sta roba qua, messa insieme, è il top per l'ipertrofia, secondo me, dal punto di vista dei fondamentali, intendo. Certo. Perché fare un 3x3 pesante non è quello il fine, cioè non è quello che farebbe di voi dei bodybuilder migliori, è coniugare in questo contesto. Se parlo troppo, ditemi. No. Io parlando di rigenerante, stressante, rigenerante, stimolante. Adesso magari noi tre riusciamo ad argomentare una cosa, ma fondamentalmente da che cosa nasce? Dal fatto di mettere più fondamentali più volte a settimana. Sbaglio, vado?
Sì, nasce un po' dalla necessità di mettere i fondamentali relativamente spesso. Io ho una visione che si coniuga totalmente con quella di, da questo punto di vista, di Chris Thibodeau, che è un preparatore canadese, che è uno dei migliori degli, degli anglofoni che scrivono. E lui dice che il natural, infatti c'è un articolo su T-Nation che si chiama The qualcosa tipo The Perfect Workout for Natural Lifter. E intende lifter, intende power builder, non intende power builder. Ed è un sacco di frequenze. Cioè, fai 6 volte a settimana e distribuisci il lavoro. Secondo me la frequenza è stata quello che ha fatto fare il salto carpiato all'allenamento. Perché poi di stili ce ne sono tanti, già tra me e Antonio Contenta c'è un abisso su come alleniamo. Però la frequenza è una partita molto importante, che non deve essere esasperata, però io, guardate, insisto, ho delle persone che si sono allenate come un po' gli atleti 2 volte al giorno, cioè fanno lunedì, mercoledì e venerdì 2 sedute. Lavorano in palestra, hanno tempo, oppure adesso in quarantena. Io c'ho Falcone, detto Flaccone, la Sicilia, è 3 settimane che fa la doppia seduta di panca, l'ho visto in video mentre allenava suo fratello, era così. Carnia quando l'ha fatta, così. Panizza, così. Cioè, tanta gente che ha fatto la doppia seduta, cioè, ma tra l'altro con la seduta del mattino è sempre estremamente stimolante, leggera. Però aumenti la quantità di non junk volume, cioè tutto quello che fai ti va sul muscolo. Ho avuto questo effetto, questo... è un po' come quando mangi 80 grammi di proteine in un pasto oppure le distribuisci. Quindi secondo me la frequenza è una partita veramente importante. Prego. Io ho fatto tutta la quarantina giornaliera, perché io ho una palestra mia, fortunatamente sono uscito ad allenarmi, e parlavo anche con Angelo D'Alessandro apposta di questa cosa qui. E, io l'ho fatto apposta per splittare meglio, col fatto che sono in ipocalorica, ho detto... devo valutare bene quanto volume riesco a gestire adesso, anche con le capacità di recupero più alte, dato che non devo andare in palestra, non ne ho personal, non ho lavoro al computer. Sì, sì, non hai cazzo. Adesso riesco a fare una vita d'atleta sicuramente molto di più che quando ho tutti gli impegni. Splittare meglio il volume, bigiornaliera, appunto, suddividendo lavoro un pochettino più intenso, giocando anche col nutrient time, dopo lì ci si diverte, no? Però ho notato un mantenimento barra miglioramento di prestazione nonostante abbia perso già i miei 5 kg abbondanti, e sono riesco ad avere, cerco di mantenerlo anche in questo periodo, una bigiornaliera, perché tollero bene allenamenti magari più corti in cui so che vado lì, faccio bene i miei 3-4 esercizi e me ne torno a casa, e senza che poi è l'effetto fatica che ti dà anche, no, magari allenamenti medio-lunghi, che sei alla seconda, arrivi alla seconda ora, poco lucido, c'è la giornata, no, veramente ti alleni come un cane alla fine. Splittando il junk volume, appunto, si abbassa di tantissimo. Ma ti faccio una domanda, Andrea. Ma tu facevi gli stessi muscoli o no? No. Mattina e sera no. Prova. Io sì. Prova. Tu hai provato, come ti sei trovato? Io non so se adesso, se, quando te lo dico, secondo me esci dalla camera e mi vieni. Però non c'è, sei troppo grosso, non ce la faccio più. Vabbè. Dai. In bici, ho ripreso. Io ero ciclista quando ero 69 kg anni fa. Comunque, ho ripreso la bici, e l'ultima sessione della settimana è uno stimolo con poco dislivello la mattina. E la sera faccio squat. L'altro sabato ho chiuso, adesso come, diciamo, non diciamo tecnicamente il gesto qua è sicuramente migliorato, però ho toccato pesi, chiudere 5 rep con 180 kg, io me le sognavo. E se lo dici con qualcuno che alla mattina ti sei fatto 60 km in bici, magari ti guarda stranunato. No, io no, a me quadra. Provate questo anche voi a casa, chiunque ha una panca del cazzo in garage, mattina panca stretta, fate 5 serie da 3 col 75% del vostro massimale, la sera fate l'allenamento pesante che vi tira il culo, esatto. Poi dopo vi siete dati la risposta, cioè per un certo periodo di tempo, è chiaro che tutto ha un termine, no? Cioè l'allenamento deve essere ciclizzato, e anche
però per un certo periodo lungo di tempo questa roba qua, la sera siete dei bambini, siete spingete da Dio. Era una bella, magari una bella intensiva, magari nell'ultima fase di intensiva io ero proprio lì, magari proprio l'ultima fase di accumulo massimo, sì, prima di dire ok adesso scarichiamo un po' e anch'io come Andre abbassare un po' le calorie, però era quella fase in cui dovevo menare più possibile, io mi facevo la mia fra virgolette stimolante, la mia stressante ricarica, parlando di cibo, il giorno dopo rest e lunedì ripartivo con un altro squat molto tranquillo, ok? E poi erano due settimane, uno lo tenevo lunedì, uno lo tenevo sabato cattivo e la mia seduta, fra virgolette, stimolante era la bici. Guarda, mi piace tantissimo. Tu ti alleni ancora 6 volte a settimana, Simone? Sì, sì, io guarda, finisco questa settimana, ho fatto 6-7 tutta la quarantena. A me qua. È chiaro che poi se hai 3 figli, sei dirigente d'azienda, vaffanculo, non le fai, però è la logica che uno deve capire. Di fondo, se uno ha tempo e può, si deve allenare. Cioè, guarda, aggiungo 2 robe per chiudere il discorso. Esatto. Poi, quando voi andate in ipo, secondo me è una cosa interessante, una volta si faceva che in ipo c'era da 12. Ecco, secondo me... Lasciate stare quando andate in gara, perché non voglio dire una cosa che non conosco esattamente, perché la gara di bodybuilding è un mondo. Facciamo finta che voi vi state dando un ipo per l'estate, no? Punto. In quel caso lì ci cade perfettamente il taper, in cui io droppo il volume, ma non devo dare al cervello il segnale che può permettersi di perdere massa muscolare. Come faccio a farlo? Scelta A, faccio serie da 12 con i pesetti di mia nonna. Scelta B, singole sufficientemente pesanti da essere pesanti, ma non così tanto da mettermi in stress. Scelta B, cioè singole, doppie. Per esempio, c'è un programma che io sto sviluppando che si chiama il Bighorn, che è una figata della Madonna. Voi fate uno MAV, cioè una singola, andate su fino a una singola pesante, fattibile ma pesante, poi droppate il carico di anche un 15%, cioè andate all'87% di questa alzata qua e fate volume. Può essere un 3x3 se siete veramente cioè caro la garra, fa uno MAV 3x3 e poi quello che verrà dopo che vi spiego. Per voi potrebbe anche essere un 6-5-4, cioè comunque ci fate volume e da stanchi rifate lo stesso peso di prima per 2 o 3 singole. Perché lavorare da stanchi ha un effetto diverso sui muscoli. Non so perché, non ho la ricerca in mano, ma vi dico che è così. Come il discorso di prima, fare serie pesante, poi tante serie da 4 e poi altra serie al limite, farla da stanchi è diverso che farla da freschi. E sui carichi alti, i carichi alti da stanchi, avete la percezione che vi va a prendere delle fibre che normalmente non vi va a prendere. E su di voi, in ipo, secondo me quella roba qua è interessante. Bello, bello. E altra cosa che vi devo, less than a minute, per cui andiamo, secondo me dovete fare i test massimali. Secondo me dovete farli, perché... A parte quando siete in gara, ripeto, lì non c'entro perché sono ignorante, ma quando fate il test massimale, dove fallite il peso limite, il corpo vi dice che carenza avete. Per cui, in base a come fallite l'alzata, dovete programmare la fase estensiva. È molto, molto importante. Dobbiamo terminare perché abbiamo rimasto meno di un minuto, quindi se si chiude la diretta è perché abbiamo finito il tempo. Ti ringraziamo immensamente, è stata bellissima, davvero. Grazie. E niente, speriamo di rivederci presto sotto un bilanziere. Vieni a trovare, Pistola, venite a trovare.